Quello che ora voglio fare insieme a voi è andare prima di tutto a studiare e a capire un costruttore che cosa ci fornisce di tutte queste cose che ci siamo detti e poi andare ad applicare tutto ad un sistema diciamo reale. Allora, tipicamente un trasformatore quando viene assemblato in questo modo. Tipicamente ho un traferrino qui, un traferrino qui, un traferrino qui, un traferrino qui e qui poi ho la congiunzione. Oppure può essere fatto così. Quindi il traferro è qui, qui, qui e qui, oppure ancora può essere fatto così. Qualcuno fuori? Fondamentalmente dipende dal costruttore. C'è chi preferisce fare in questo modo, faccio la mirina tutti e quattro uguali e poi l'incastro. Quindi qui avrò una determinata quantità d'aria. Oppure qui lo vado a sfasare, cioè uno strato, un layer fatto così, quello sopra sarà lo stesso girato, quindi questo qui sarà, qua sarà dritto, qua sarà storto, oppure più semplicemente divido quelli che sono le colonne dei giochi e faccio colonna giochi. Okay? Quello che facciamo. Allora, possiamo, non lo so, sono fondamentalmente la stessa cosa. Per renderci indipendente da una di queste due situazioni, perché l'effetto finale poi qual è? L'effetto finale è che io ho una quantità di ferro più un pezzetto d'aria. Ok? Quindi quello che facciamo semplicemente è applicare, vabbè, cancello questo, quello che abbiamo visto poco fa ad un sistema dove ho giochi e colonne. Cioè immagino di avere la mia colonna. Un piccolo traferro, dove il traferro sarà la somma di 1, 2, 3, 4, oppure 1, 2, 3, 4, oppure 1, 2, 3, 4, ok? Quindi per semplicità lo sto mettendo tutto quanto qua. Ok? Ho un determinato avvolgimento. All'interno del quale si circola I con N. Questa qui è la sezione della colonna, questa è la sezione del gioco, questa qui è la lunghezza della colonna, questa qui è la lunghezza del gioco, questa qui è delta tra voi. Quindi quello che ora voglio fare è ricavarci sempre le equazioni, però inserirci dei numeri all'interno, nel senso che un po' di tempo fa, perché ora non si fa più proprio così, nel senso che ovviamente con l'utilizzo di software eccetera eccetera è molto più semplice, ci andiamo a ricavare il punto di funzionamento del ferro, cioè arriviamo ad un determinato punto in cui io conosco quella che è l'H per esempio del ferro, la B del ferro, e mi vado a ricavare tramite il legame BH di quel materiale che ora scegliamo insieme, qual è il vero, reale punto di funzionamento, mettendoci dei numeri. È un mezzo esercizio, mezzo teoria. Allora, prima di tutto vediamo come è fatto un datasheet di un materiale. Allora, per esempio, questo qui l'ho preso da semplicemente dal sito. Se andate su AK Steel e scegliete il catalogo grani orientati, vi esce questo. Allora, che cosa ci dice il costruttore quando ci dà fondamentalmente una mirina? Allora, prima di tutto quelli che vediamo sono questi, poi ne scegliamo uno insieme e
insomma, per fare questa specie di esercizio. Allora, prima di tutto si vanta che il suo lavierino è il lavierino migliore in commercio. Ci dice che è un lavierino. Avete visto, non le perdite nel ferro un tennis? Come si possono ridurre le perdite nel ferro all'interno di una natura? Qualcosa vi dico. Allora, tipicamente i lavierini, quando. No, tipicamente sempre, i lavierini non sono mai ferro puro, ok? Non sono mai ferro puro perché quello che vogliamo fare è aumentare la resistenza. Perché se io vado ad aumentare quella che è la resistenza, vado a diminuire quelle che sono le perdite per correnti parassite. Per ridurre le correnti parassite, le perdite per correnti parassite, si utilizzano due metodi. Il primo è quello di aumentare la resistenza del ferro. Come lo vado a fare? Tipicamente si inserisce nel silicio. Oppure vado ad utilizzare quella che è la laminazione. Quindi, da un lato io vado ad aumentare quella che è la resistenza del ferro, oppure dall'altro vado a fare quella che è la laminazione. Laminazione cosa significa? Se io prendo un bel blocco di ferro e lo inserisco in un determinato campo B, quello che succede è che si vengono a creare tante correnti multe, correnti parassite, che circolano all'interno di questo. Se io invece prendo questo blocco e lo lamino, faccio tanti fogli, ok? Tanti fogli sottili, sottili, sottili. In questa condizione, se li laminassi in questo modo, non ho cambiato niente, perché la superficie è sempre questa. Se io invece lo andassi a laminare in questa direzione qua, quando B colpisce questo oggetto, lo spazio è questo, ok? Quindi la corrente parassita ha, insomma, dove la corrente parassita può girare è molto ridotto. Ok, quindi la sezione in cui effettivamente può circolare è veramente molto piccola. Quindi si lamina il ferro, non si prende un blocco di materiale, ma si fanno tanti fogli sottili isolati l'uno dall'altro, ed è importante che B sia nel verso della laminazione, perché se lo vado a mettere nel verso, diciamo non nel verso della laminazione, fondamentalmente non ho cambiato niente, ho solo speso un sacco di soldi. Ok, quindi questo non è. Va bene? Quindi o lo aumento aggiungendo silicone, oppure lo aumento laminando il ferro. Cioè, da un lato con il silicone sto aumentando quella che è proprio la resistività del materiale, dall'altro è come se gli stessi allungando il percorso che deve fare, o meglio, gli stessi rendendo più difficile il percorso. Ok? Quindi uno, diciamo, fisicamente e un modo chimicamente. Questi lamerini qui, dunque, questi sono laminati, quindi sono tanti fogli, e in più presentano una quantità di silicone. È un silicone. Prima cosa, quindi, che cosa vado a vedere? Lo spessore nominale. Il costruttore mi dice M3, M4, M5, quello che volete. Più piccolo è il numero, tipicamente, più piccolo è lo spessore. Ok? Quindi tipicamente più costo. Quindi ho per esempio l'M3 che è 0,23 mm con questo, vabbè, in pollici. Alla metà di questo numero mi aumenta lo spessore. Okay? Dipende molto dall'applicazione, perché se mi aspetto che l'M6 costerà di meno rispetto all'M3, perché ovviamente il processo di laminazione eccetera eccetera è un qualcosa di molto più semplice, perché arriva ad una laminazione che è molto più semplice. Poi ci dà insomma quelle che sono le caratteristiche del materiale in termini di grandezza eccetera eccetera, ci fa vedere come è fatta la struttura chimica, e poi ci inizia a dare qualche specifica. Prima cosa,
Nome del prodotto, vabbè, grazie. Spessore nominale, grazie. Resistività del materiale, 51 per 10 alla meno. Il ferro quant'è? Il ferro da solo è circa 10. Okay. Quindi con il silicone ho aumentato circa 5 volte quella che è la resistenza del materiale. Ed è questo quello che voglio. Ok? Quindi, la prima cosa su cui, insomma, che è importante vedere è questo, la resistività del materiale. Poi che cosa ci dice? Dunque, queste qui sono le diciamo le caratteristiche garantite, le proprietà garantite dal costruttore. Poi quelle che, dopo faccio un'altra cosa. Quindi queste sono le garantite. Quindi ho la resistività e poi che cosa mi dice? Mi dice quali sono le perdite del materiale a 50 Hz se sottoposto ad un campo di 1.5 Tesla o 1.7 Tesla, perfettamente sinusoidale. Quindi loro che cosa fanno? Prendono un problema di Epstein e vanno a sottoporlo con determinato avvolgimento ad un campo B di 1.5 e 7 e ci dicono le perdite. Queste sono le massime per chilogrammo, massime per pound, e poi ci dicono, vabbè, l'induzione minima e il fattore di laminazione. Poi dopo ci dice, quindi quelle prima erano quelle garantite, dopo invece ci dà quelle che insomma sono i valori tipici, ok? Che si discostano, ma fortunatamente di poco. Poi ci parla dell'isolamento della superficie, quindi abbiamo detto che ogni lamierino deve essere isolato dall'altro perché altrimenti non ho concluso niente. Poi ci dice lamination factor, ci dice una cosa importante, nel senso che io quando prendo poi tutti questi lamierini, ovviamente ne metto, per dire, X vicini, poi li devo comprimere, no? Insieme, li devo mettere tutti insieme. Ovviamente ci sarà strato di ferro, strato di isolante, stratino d'aria ci sarà per forza, ok? Quindi questo, tra le varie specifiche che ci dà, ci dice anche quanto può essere il fattore di laminazione, o si definisce anche fattore, come si chiama? Stacking factor, non si dice. Vabbè, quando viene in italiano lo dico. Poi ci dice quelle che sono le proprietà meccaniche del materiale, quindi la resistenza alla trazione, alla tensione, eccetera, eccetera. Ah, ci dice una cosa molto carina, la magnetocostrizione. Questo è un qualcosa che fondamentalmente riguarda il fatto che il lamierino, quando è sottoposto a determinati campi B, determinati campi H, al variare della temperatura, non è che da un punto di vista fisico il lamierino rimane sempre lo stesso. Il lamierino, quando vado ad aumentare la temperatura, quando lo vado a sottoporre a grandi campi, tende a modificare un po' quella della struttura, tende un po' a deformarsi. E quindi ci dice quelle che sono ci dice fondamentalmente fino a quanto si può storcere, spostare, muovere il materiale, il lamierino. È un valore molto piccolo, però è una cosa che quando io poi vado a impacchettare 10.000 di questi fogli, li devo portare qui, li devo tenere. Questa è la tolleranza sulle varie cose. Specifiche come prima, sono la stessa cosa, però raggruppate tutti insieme. E poi ci dà finalmente le perdite del materiale. Qui che cosa ci dice? Ci dà le perdite di ciascuno di questi materiali a 50 o 60 Hz al variare di B. Cioè semplicemente ci sta dando formato Excel quella che è la caratteristica B losses. Ok? Cioè ci sta semplicemente tabellando quelle che sono le perdite, o meglio, le perdite in funzione di B. Ok? Quindi io entro con B, ho che, ora vediamo l'esercizio, ho 1.3 a 50 Hz di questo materiale, bene, le perdite per unità di volume sono 0.4 Hz. Ok? Ok?
lo dà per tutti i materiali. Qui è un qualcosa di simile, solo che qui ce lo dà in termini di volt ampere per chilogrammo. E poi abbiamo finalmente le coppe. Abbiamo su tutte sorte. Posso girare lo schermo? E poi ci dà le curve. Allora, per esempio, prendiamo questo M3, c'è una ventina di copie, quindi magari prendetevene una ogni due, perché ora facciamo come gli antichi, i piani millimetrati, entriamo con un punto, ce ne va a ricavare l'altro, quando abbiamo ricavato il punto di funzionamento del materiale. Quindi passate, iniziate a fare una ogni due, ce la dovreste fare. Quindi qui che cosa ci dice fondamentalmente? Qui ci sta dando, ci sta graficando quello che ci ha tabellato prima, cioè mi dice quello che so, quello che è il campo B al variare, cioè quali sono le perdite al variare del campo B per 50 Hz e per 60 Hz, ok? Per il materiale M3, che magari è quello che andiamo a utilizzare. Poi ce lo dà insomma per gli altri. Ok, poi ci dà la curva di prima magnetizzazione, quella che ci dicevamo prima, quindi mi dà B in funzione di H, che è quella che vi ho dato, che è quella che ci serve, perché io mi vado a risolvere il circuito, ottengo il valore di B con cui sto lavorando e me ne esco con H. Ok? Quindi ci dà la caratteristica che abbiamo visto di H e poi ci dà il ciclo di steresi. Mi dice flusso rispetto ad H, sto qui, se da qui inizio a decrescere H, quindi vado a diminuire la corrente, percorro questo, se arrivo fino a qui percorro questo, se arrivo fino a qui percorro questo, se arrivo fino a qui percorro questo. Chiaro? Va bene, penso che possa bastare. Allora, ora utilizzando la curva BH ci andiamo prima di tutto a risolvere questo circuito, ce la dovremmo fare. Ci andiamo a risolvere questo circuito e utilizzando la caratteristica del materiale reale del ferro ci andiamo a ricavare i punti di funzionamento. Facciamo le tre, spero di farle tutte e tre, gli altri magari una volta capito è una cosa meccanica, quindi si può fare facilmente. Allora mettiamoci qualche numero dentro, è chiaro? Insomma, allora, il numero è questo, no? Punto. Quello che abbiamo fatto prima, abbiamo detto e ipotizzato che il forzamento fosse stato una determinata corrente, che quindi io già sapessi la corrente. Quello che voglio fare ora invece è immaginare che io abbia una determinata tensione e ricavarmi quella corrente. Allora, i valori, mettiamo qualche numero. Allora, ipotizziamo che il numero di spire sia uguale a 6, la S con C, la superficie della colonna, sia uguale a 0.1, e lo andiamo a fare per tre punti. V con 1 uguale a 240 volt, V con 2 uguale a 160 volt, V con 3 uguale a 55 volt. Ipotizziamo che, per semplicità, facciamo che L con G è uguale ad L con C. Ah, molto bella, fate attenzione, vabbè, che L con G è uguale ad L con C, che è uguale a 0.025, e ipotizziamo che L, che delta, anzi delta sia uguale a 0.2 per 10 alla meno 3. Ok, allora
sicuramente sappiamo che il fasore di V è uguale a J omega phi per n. Cioè, se io prendo questo, il fasore di V è uguale a J omega phi n. Lo sappiamo? Dite siano veloce? No. Perché? V a che cosa è uguale? La tensione V fondamentalmente è nient'altro è che J omega per L per I, giusto? X per I, ma L a che cosa è uguale? È uguale al flusso totale diviso la corrente, quindi J omega flusso totale diviso la corrente, per la corrente, semplifico la corrente, questo è il flusso totale, questo è il flusso per singola spira moltiplicato per il numero di spire. Quindi questo qui è proprio uguale a J omega flusso per spira, praticamente per il numero di spire, giusto? Ok. Quindi, dato che V è uguale a J omega phi n, ok? L'ipotesi che andiamo a fare è che la resistenza di questo avvolgimento sia uguale a zero e che non ci sia dispersione, quindi che l'induttanza di dispersione sia uguale a zero. Ok? Fatta questa ipotesi, allora che cosa dico? Prima cosa, mi devo andare a ricavare il flusso. Io ho la tensione, conosco n, mi vado a ricavare il flusso dalla prima equazione. Ok? Andare a calcolare il flusso efficace. Flusso efficace. Quindi questo me lo dimentico, è uguale a V diviso omega n. Ho ottenuto il flusso, questo è il flusso efficace. Se io mi devo andare a calcolare quello che è B, ho bisogno del flusso massimo. Ok? Quindi posso cancellare questa. A questo punto io mi devo andare a calcolare che cosa? Il flusso abbiamo detto che deve essere costante in tutto. Mi devo andare a calcolare B in ogni parte della macchina, diciamo della macchina, del mio circuito. Quindi partiamo da B della colonna. B della colonna a che cosa è uguale? È uguale al flusso massimo diviso la superficie. Quindi sarà uguale al radical due volte il flusso massimo diviso S della colonna, giusto? Giusto. Quindi questo a che cosa è uguale? È uguale al radical 2 volte V diviso omega N per S colonna. Se no ci finiamo tutto il procedimento e poi ci mettiamo i numeri. Radical 2V diviso omega per N per la sezione della colonna. Immaginiamo che la frequenza sia 50 Hz, quindi sono in rete. Radical 2V diviso omega n per essere la colonna. Mi ricavo B, ok? Quindi io qui conosco B, conosco tutto, conosco V, conosco omega 2 pi greco F, conosco n che è il numero di spire che è uguale a 6, conosco la sezione della colonna che è 0.1, mi posso ricavare B, ok? Ottengo B della colonna. Noto B della colonna. Prendo quelle carte che vi ho dato, entro in quelle curve con B, entro con B ed esco con A. Ok? Perché? Io conosco V, V mi dà una determinata Φ, Φ mi dà una determinata B, ora il legame BH dipende dal materiale. Ok? La mu non è costante, ho bisogno dei grafici per capire in quale punto di questa caratteristica mi trovo. Quindi, ho ricavato B della colonna, l'H della colonna quant'è? Entro e me lo ricavo. B del gioco a che cosa è uguale? Radical 2 volte Φ efficace, Φ ma ho sbagliato, questo è radical 2 volte Φ efficace, non finisse. Radical 2 volte Φ efficace, cioè questo è Φ max, Φ efficace diviso S del gioco. Quindi questo è uguale al radical 2 volte V diviso omega n per SG. Ok? Dato che non abbiamo tanto tempo, ipotizziamo che SG e SC siano uguali. Altrimenti sarei dovuto rientrare in queste curve con questo B del gioco, BG, e uscire con HG. Giusto? Ci troviamo? Quindi, ho ricavato B in uno, B nell'altro. Esco con H della colonna ed H del gioco,
L'ultima cosa che mi rimane in quel circuito, l'aria. Vabbè, l'aria va. B, 0, uguale, 1 con 0, per A. Ci troviamo? Una volta che ho fatto questo, quindi qua sto ipotizzando per esempio di stare facendo tutto per un determinato valore di tensione, per esempio siamo partiti a 2,40, ora partiamo da 2,40, a questo punto che cosa ottengo? Ho ottenuto H della colonna, H del gioco, H dell'aria, devo semplicemente scrivermi l'equazione, che H colonna per L della colonna più H del gioco per L del gioco più H dell'aria più delta 0 più delta è uguale a n per i, giusto? E da qui mi vado a ricavare il valore della corrente. Ok? Vogliamo farlo insieme il primo qualche punto? Ce l'abbiamo il tempo. Allora, forza, veloci. V partiamo da 240 volt. Ok? Quindi prendiamo 240 volt. Li metto qua dentro. 240 diviso 2 pi greco per 50 per n che è 6. Quanto fa il flusso efficace? Che bello che ho fatto, dice. Cioè, vi posso anche dire direttamente i numeri, però volete magari vi dico i numeri, poi provate a farlo voi e mi dite se è un problema. 240 diviso 2 pi greco 50 0,56. C'è una cosa, dai, vi dico io questi, però almeno entrate voi nelle curve e mi dite voi quante H, ok? Allora, per la tensione di 240 volt, c'è una cosa, dividiamo in 1, 2, 3 per la seconda dei valori di tensione, ok? Quindi per V con 1 uguale a 240, se applico questa mi esce che Φ efficace è uguale a 0,1274, giusto? Vabbè, bene. A questo punto entro con questa qui dentro, ok? Vabbè, potevo direttamente calcolare questa, vabbè, e mi ricavo B della colonna, ok? B della colonna è uguale ad 1,8 tesla, ok? Che per ora, dato che non abbiamo tanto tempo, ipotizzo avere la stessa sezione del gioco, quindi questo è anche B del gioco, ok? Mi seguite? Cioè queste due fondamentalmente per me ora sono uguali, perché sto ipotizzando che le due sezioni siano uguali, quindi il punto che esce è sempre 1,8. Quindi ditemi per 1,8, dato che sono nel materiale, entro con 1,8 e devo uscire con H. H è circa uguale a? Cioè questo simpatico rettangolo. Si capisce, però l'avevo scelto apposta. 1,8. Vabbè, si capisce, però guarda, questa è la linea di 500 circa. Vabbè, questa è colpa mia. Però io dovevo far vedere che stavo in saturazione. Circa 500. Ci troviamo o no? Dentro con 1,8 qua. A questo punto non era, c'è sta cosa sotto sul bilancio, cioè avete la tabella proprio sopra questo, comunque vi dico che è circa 500, ma vediamo là. Secondo punto, V2 uguale a 160, F efficace esce uguale a 0,085 e B della colonna esce uguale a 0,4 tesla, non è vero, 1,2 tesla è troppo basso, 1,2 tesla, ora 1,2 dovrebbe essere più semplice, dovrebbe 22 No. Provato a scegliere esattamente dove stava. È circa 22, ok? Quindi H è uguale a 22. Poi V3
uguale a 55, questo è 55, 55 volt, quindi il flusso è uguale a 0.4, non è vero, 0.029, e quindi B finalmente è uguale a 0.4. H quanto fa? Quant'è? 10. Ok? Insomma, sono facili, un po' scocciato, però all'epoca mia, dei professori si faceva, cioè si entrava con le tabelle e si girava lì. Oggi si fa con gli elementi finiti che se la ripetono. Incarichiamo quella che è la caratteristica di H e ci dimentichiamo. Bene, quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo calcolati H nel primo punto, H nel secondo punto, H nel terzo punto. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad applicare quell'equazione che abbiamo visto prima. Cioè, primo punto, che cosa devo fare io ora? Devo fare H colonna per L colonna più H gioco più L gioco più H0 per H0 per delta uguale a delta per I, ok? Della prima, quindi H della colonna quant'è? 500, 500 che moltiplica la lunghezza della colonna. Attenzione, io vi ho detto che L con C è uguale a 0.025, ok? Quindi ho la prima colonna che è tutta quanta, quindi ho 0.025 più, qui ho 0.025 meno il traferro, giusto? Meno 0.2 per 10 alla meno 3, ok? Quindi fa, sarebbe più 0.0124 più 0.0124, cioè sarebbe 0.0124 più 0.0124, ok? Ci siamo? Più gioco è costante, quindi H con G abbiamo detto che è lo stesso perché la sezione è la stessa, quindi ho sempre 500, 500 che moltiplica 0.025 più 0.025 più l'aria. Ah, l'aria non l'abbiamo calcolata? Allora, H dell'aria qua sarebbe 1.8 tesla diviso mu con 0, giusto? Quindi H0 sarebbe uguale a B diviso mu con 0. Perché B è uguale? Perché sto ipotizzando che questo qui abbia la sezione che è uguale, ok? Quindi la sezione è la stessa, B rimane uguale, l'unica cosa che cambia è mu con 0. Questo è costante perché mu con 0 è costante, non deve entrare in nessuna tabella, e questo esce uguale a un numeraggio, lasciamolo così, 1.8 diviso mu con 0. Quindi vado qui e ho 1.8 diviso mu con 0 che moltiplica 0.2 per 10 alla meno 3, ok? 0.2 per 10 alla meno 3. Tutto questo è uguale ad n per i, giusto? Quindi ho termine della colonna, termine del gioco e termine del traferro, ok? Ora, per semplicità, io ho messo il traferro tutto qua, altrimenti sarebbe stato il primo pezzettino qua, il secondo pezzettino qua, il terzo pezzettino là, oppure il primo pezzettino qua, il secondo qua, eccetera eccetera, ok? N è uguale a 6, N è uguale a 6, quindi se vi svolgete, no, ve la svolgete prima di sapere se c'è dei problemi, I1 è uguale a 56 ampere, ok? Che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti dalla tensione di 240 volt. Il modello che abbiamo visto prima di fare questo specie di esercizio, abbiamo imposto quella che è la corrente e ci siamo ricavati tutto il resto. Qui sto imponendo la tensione, quindi dalla tensione mi sono ricavato il flusso. Dato che sto ipotizzando che le sezioni bla 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 bla, ipotizzo che questo flusso sia costante in tutto l'oggetto. Dal flusso mi sono ricavato quello che è B nella colonna, nel gioco, che per ora abbiamo ipotizzato siano uguali perché hanno la stessa sezione.
sono entrato nelle tabelle del ferro, quindi ho utilizzato la caratteristica di prima magnetizzazione, che come vi ho detto all'inizio della lezione, utilizziamo solo quella privata di quelle che sono le perdite di esteresi. Mi sono ricavato aria. La stessa cosa l'ho fatta per l'aria, però l'aria c'ha sempre mu con 0, quindi è facile. E quindi per mu con 1, mettendo tutto qui dentro, che è l'equazione che ci siamo ricavati prima, ottengo che la corrente che sta circolando all'interno del mio avvolgimento è 56 ampere. Facciamo la stessa cosa per 160 volt. 160 volt, flusso e B ce lo siamo ricavati, ne avevate detto anche H è 22, quindi io 22, sì. È 22, ovviamente ampere su metro, è 22, quindi che cosa faccio? Rifaccio questo stesso calcolo, anziché 500, 22. Qui non ho 22, ma anziché avere 1.8 ho 1.2 tesla, 1.2, quindi sono 1.0, ok? Esattamente un procedimento meccanico. I con 2 è uguale a 32 ampere. Terzo punto, V con 3, 55 volt. Dimmi un po' così. 55 volt, flusso B 0.4, si prendeva 2 ampere sul metro dappertutto. H è uguale a 10 ampere sul metro e quindi ottengo che se vado a mettere tutto all'interno di questo, qui avrò 10, B abbiamo detto che è 0.4 e quindi ottengo che I con 3 è uguale a 0.17. Ok, quindi che abbiamo fatto? Abbiamo capito quali sono le leggi che governano questo sistema, ce le siamo andate ad applicare e utilizzando quella semplice equazione ci siamo ricavati i valori di corrente per ogni valore di tensione, utilizzando la vera caratteristica del mio materiale. Ultima cosa, perché sennò poi mi uccidete, io ho questi valori di corrente, quello che posso andare a graficare, che è carino, è l'andamento di x in funzione del flusso. Allora, io ho i con 1, i con 2, i con 3, ok? X con 1, io posso ricavare x con 1, x con 2, x con 3, giusto? Mi sono perso la roba, ok. X con 1 che cosa sarà uguale? Sarà uguale a 2 con 1 diviso con 1, quindi sarà uguale a 2,40 diviso 56. X con 2 sarà uguale a V con 2 diviso con 2, che è uguale a 160 diviso 32, e X con 3 sarà uguale a V con 3 diviso con 3, che è uguale a 55 diviso 0.17. Questi valori escono uguali a 4.2, 5 e 33.3. Guardate questa cosa che carina, cioè secondo me è carina. All'aumentare della tensione, del rapporto, anzi, tensione corrente, all'aumentare del rapporto tensione corrente, no, all'aumentare del rapporto. Facciamolo in termini di flusso, è più semplice. Allora, questo x con 1 corrisponde al flusso 0.12, ok? Il secondo corrisponde a 0.08, il terzo 0.03. Che cosa si vede? Che se io vado a graficare questa x in funzione del flusso, vedo che all'aumentare del flusso questa x va a diminuire. Primo punto,
flusso minore è 0.03 ed è 33.3, non sto saturando, sono giù a tutto a quella curva. Questo valore è enorme e mi piace, sono all'inizio della curva bianca, non sono in saturazione, ok? Quindi per poco flusso ho una grande X, scusate, X flusso, sono qui, ok? Aumento il flusso, più o meno il doppio, un po' più del 336, un po' più del doppio, lo facciamo un po' più largo, andiamo qua, quindi qui ero qui, 33 quello che è, aumentato e sono crollato a 5, ok? Da qui a qui la tensione è quasi raddoppiata, non dico raddoppiata ma quasi. La X di quanto è variata? Di pochissimo. Sto saturando tantissimo. Sono alla fine della curva. BH. Ci troviamo. Ma se la fate bene c'è un qualcosa di questo tipo. Ok? Quindi, qui sono in, sto saturando tanto, sono qua, la mia X è piccolissima, cioè il rapporto tra la tensione e la corrente diventa piccolissima, cioè come se il mio materiale si stesse comportando come aria, e qui invece una gran bella risposta del mio sistema, del mio ferro fondamentalmente, cioè ti metto, ho un flusso molto grande, anche quando il rapporto, cioè quando il rapporto V e Y, prego ditemi che sono stato chiaro. Allora, ricapitoliamo velocemente quello che abbiamo fatto. Siamo partiti dalle equazioni banali di Maxwell, cioè non banali di Maxwell, siamo partiti dalle equazioni di Maxwell, ce ne siamo studiati prima per un sistema semplice, un toro, poi ci abbiamo inserito dell'aria, ci siamo ricordati diciamo un po' come è fatta la curva BH, il ciclo di Stennis, eccetera eccetera, e ci siamo andati a vedere un materiale, per esempio ferromagnetico in commercio. Abbiamo capito perché si lamina il ferro, abbiamo capito perché si inserisce una quantità di silicone, perché è importante aumentare la resistenza, la resistività del ferro, e abbiamo applicato un po' queste nozioni ad un sistema reale in cui ho un trasformatore che abbiamo semplificato ad una C di ferro con un piccolo traferro d'aria che mi rappresenta la somma di tutti gli altri traferri, di tutti i piccoli traferri, e ci siamo andati a calcolare i punti di funzionamento di questo sistema. Quello che abbiamo visto alla fine, quindi siamo andati a calcolare la B, il flusso, la B e poi la H tramite le curve, ci siamo ricavati la corrente che circola in ciascuna di queste tre condizioni e ci siamo andati a graficare la X in funzione del flusso che abbiamo visto avere questa natura.